Benvenuti a questo quarto appuntamento di questo ciclo di incontri per la formazione di docenti che avverte sul tema Giuseppe Di Bagno e la Puglia nel contesto del primo fascismo. Quarto incontro è diciamo, nell'articolazione complessiva del corso, la seconda tavola rotonda, con cui diciamo, entriamo un po' nel clou di questo ciclo di incontri, dato che questo seminario, questa tavola rotonda è dedicata appunto al delitto di Bagno, Giuseppe Di Bagno politico e i perché dell'omicidio, e a relazionare, ad approfondire questo argomento, insomma, di grande interesse, sono due insomma, esperti della vicenda politica, anche giudiziaria forse, del terribile omicidio di Bagno, vale a dire il professor Mario Spagnoletti, che ha insegnato storia contemporanea presso questo dipartimento, e il professor Mario Colonna, che è docente invece di storia delle dottrine politiche. Ogni tanto l'assassino ritorna, giustamente. Io naturalmente non voglio sottrarre molto spazio a questi due sicuramente interessantissimi interventi, soltanto insomma per inquadrare un po' in maniera generale la vicenda politica e anche tragicamente umana di Giuseppe Di Bagno, che possiamo dire si colloca all'interno di un decennio, forse anche meno. Di Bagno si laurea in giurisprudenza a Roma nel 1912, dopodiché quasi immediatamente torna nella via Conversano, dove si inserisce comunque nelle lotte politiche e sociali del suo tempo, abbraccia diciamo, la fede socialista, un socialismo diciamo, all'insegna di una certa intransigenza, almeno all'inizio, che implicava insomma, un rifiuto delle alleanze. Un primo diciamo, turning point nella vicenda politica di Di Bagno è sicuramente il 1914, cioè lo scoppio della prima guerra mondiale, che vede insomma, l'esponente socialista conversanese attestato su posizioni intransigenti neutraliste, diciamo, che possono essere riassunte nella formula del né aderire né sabotare, e ciò insomma lo in qualche modo distingue, lo differenzia da molti altri compagni e amici di Bagno che invece si lasciarono un po' trasportare dalle sirene insomma, dell'interventismo democratico, no? Quasi sempre di stampo risorgimentale, che vedeva nella guerra, nella prima guerra mondiale combattuta dall'Italia contro l'Austria-Ungheria, un po' la quarta guerra d'indipendenza, no? Un modo per diciamo, completare l'unificazione nazionale, annettendo territori abitati da italiani che ancora erano soggetti appunto al dominio asburgico, in particolare Trento con il Trentino e Trieste con la Venezia Giulia. Ricordo insomma gli interventisti pugliesi più rilevanti, no? Da Piero Delfino Pesce, naturalmente Salvemini, Alfredo Violante, Tommaso Fiore, ma anche Giuseppe Di Vittorio. Questa posizione fu mantenuta da Di Bagno durante tutta la guerra, appunto che poi nel 1919 diciamo, si attesta sulla posizione diciamo, massimalista all'interno del partito, posizioni massimaliste che in qualche modo rispecchiavano la maggioranza del Partito Socialista Italiano, appunto che proprio quest'anno ottenne una schiacciante vittoria al 15° congresso nazionale del PSI che si tenne nel settembre 1918. Massimalista anche perché insomma arrivavano in Italia gli echi di ciò che era successo in Russia, no? Nell'ottobre 1917 con la rivoluzione bolscevica di Lenin e poi insomma negli anni successivi la guerra civile contro i bianchi sostenuti economicamente, militarmente da molte potenze europee vincitrici. Questa posizione massimalista
porta di bagno anche ad una prima collaborazione, diciamo, importante dal punto di vista giornalistico, perché entra in quel periodo nella redazione di Puglia Rossa, un foglio, insomma, legato appunto all'ala massimalista del Partito Socialista Pugliese e Varese. Il professor Colonna appunto ha dedicato, no, una parte dei suoi studi proprio all'analisi, ecco, delle posizioni politiche di Puglia Rossa. Nonostante questo, però, era comunque anche un foglio aperto a collaborazioni di diverso tipo, no? Di esponenti dell'ala, diciamo, più riformista, o addirittura dei bordighiani filocomunisti. 1919 è anche l'anno in cui si tennero le elezioni politiche, che videro un buon successo a livello nazionale del Partito Socialista e, tuttavia, in maniera quasi inspiegabile, insomma, Di Vagno non viene eletto nelle liste del PSI, forse perché, insomma, si dice che avesse il suo nome fosse in calce a quel manifesto, diciamo, il programma di rinnovamento della politica nazionale meridionale che Gaetano Salvemini aveva proposto sulle pagine del settimanale da lui diretto, appunto, l'Unità. Su questo punto magari il professor Spagnoletti, che appunto so aver dedicato anche i suoi studi a questo particolare episodio, magari può darci appunto una visione più precisa, fino ad arrivare poi, insomma, all'ultimo anno, diciamo, importante nella vicenda politica di Di Vagno, appunto il 1921, che come sappiamo si apre nel gennaio con il congresso di Livorno, che segna la scissione tra, insomma, l'ala massimalista socialista e i bordighiani e i gramisciani che formeranno il Partito Comunista d'Italia, sezione italiana dell'Internazionale Comunista. Si tengono nuove elezioni politiche, questa volta Di Vagno compare nella lista unitaria, diciamo, massimalista del PSI, ottenendo un grande successo nella circoscrizione Barifoggia, dove arriva appunto addirittura al secondo posto, preceduto soltanto da Arturo Vella, che era il vice segretario del PSI a livello nazionale e l'esponente più importante in Puglia dell'ala massimalista, appunto, del Partito Socialista, precedendo addirittura Di Vittorio in termini di preferenze, di numero di preferenze. L'impegno parlamentare non attenua l'impegno sul territorio pugliese e varese di Vagno, appunto che nei mesi che, insomma, precedono poi l'attentato che gli fu fatale, egli fu vittima di altri tentativi di attentato, ad esempio quello del 30 maggio 1921 sull'uscio della sua casa di Conversano, quando fu vittima di questo attentato portato da una squadra fascista, probabilmente assoldata a Cerignola, che era, diciamo, il quartier generale del RAS fascista Giuseppe Caradonna, fino ad arrivare appunto al tragico 24 settembre 1921, quando Di Vagno, poi dopo un comizio nella sezione socialista di Mola di Bari, fu colpito a morte appunto da un'altra squadra fascista, terminando, ahimè, ai noi prematuramente la sua vita, la sua vicenda politica. A questo punto io chiedo appunto lumi, aiuto ai colleghi relatori, sicuramente più autorevoli di me sull'argomento, e seguendo la scaletta prevista in brochure do la parola al professor Mario Spagnoletti. Grazie. Grazie. Le questioni che sono state poste dal nostro introduttore meritano tutte un serio approfondimento, perché esse pertengono ad una lettura complessiva non soltanto della storia biografica, della biografia, delle vicende di Giuseppe Di Vagno, ma in qualche modo della storia del socialismo pugliese, dei rapporti tra il socialismo pugliese e il socialismo nazionale e dei rapporti tra il socialismo pugliese e la Puglia. Di Vagno per lungo tempo
ha subito una sorta di damnatio memoriae. 30 anni fa mi dedicai a una prima valutazione dell'opera di Vagno e notavo come in fondo ci fossero gravissime lacune dal punto di vista storiografico, dal punto di vista della raccolta documentaria, dal punto di vista dell'approfondimento storiografico. Certo, la memoria di Vagno era vivissima. I contemporanei, ma non soltanto i contemporanei, ricordavano perfettamente che cosa fosse successo, chi fosse Vagno, la tragedia della sua fine per mano fascista. Ricordavano le commemorazioni che di tanto avevano punteggiato la storia del Partito Socialista in terra di Bari, sia nell'immediatezza dei fatti, sia all'indomani della liberazione. Ma una riflessione storiografica, una valutazione complessiva sulla figura, sull'opera di Di Vagno ed anche sul suo essere, come dire, all'incrocio di un momento delicato dello scontro di classe in Italia, di una fase in cui cioè per un verso lo Stato liberale ancora non era stato disarticolato, per un altro verso però lo Stato liberale cominciava a mostrare le sue crepe, cominciava ad essere attaccato, corroso, attraverso un processo che non può che essere descritto con il titolo di un famoso saggio di Nicola Tranfaglia, pubblicato decenni or sono, Il deperimento dello Stato liberale. Cioè come processo che è processo lento, molecolare, articolare. Che cosa in fondo mancava 30 anni fa alla conoscenza della figura di Di Vagno, della sua azione, del suo ruolo in Puglia, della sua attività di socialista, di giornalista, di avvocato, della sua attività di consigliere provinciale, della sua, come dire, complessiva opera a difesa delle plebi rurali e delle plebi più diseredate di terra di Bari. Mancava appunto una capacità di legare insieme tutti questi film e di guardare attraverso la figura di Di Vagno come in un prisma, capace in qualche modo di lumeggiare a fondo, con fasci di luce polarizzata, gli aspetti fondamentali del processo di formazione di una classe dirigente socialista. Il processo cioè di formazione di una classe dirigente che fosse in grado, per dir così, di suturare, di sottoporre a sutura quasi chirurgica le due immagini della Puglia che avevano per lungo tempo occupato l'orizzonte, e cioè da un lato una Puglia rossa, una Puglia che combatteva, una Puglia in cui i braccianti e quelle poche forme di proletariato urbano erano in qualche modo andate all'assalto dei pubblici poteri, con le forme tipiche quasi di una semi-jacquerie meridionale, e dall'altro lato una Puglia vandeana. Queste erano le due immagini della Puglia. Una Puglia vandeana racchiusa, cioè dentro la dimensione di un dominio pieno, incontrollato e incontrollabile dell'agraria feudale, e dall'altro lato questa Puglia rossa, ecco, questa Puglia all'attacco. Dentro invece i processi di formazione e di costruzione del Partito Socialista in Puglia e in terra di Bari in particolare, e per dentro la cornice e la figura di Vagno, queste due immagini tendono in qualche modo ad essere superate, dialettizzate, mediate in una visione diversa. Una visione diversa che in qualche modo ripercorre le tappe fondamentali della biografia di Di Vagno. Una biografia
che spiega, per dir così, per un verso, la sua capacità di attrattiva quando dopo gli studi universitari ritorna nella sua terra natale, dall'altro lato che spiega anche però l'odio feroce nei confronti di Livagno, che è certamente un odio dei suoi conterranei, ma che è un odio che si sostanzia all'interno di quella classe della borghesia assenteista, latifondistica, agraria del Mezzogiorno, che a mio modo di vedere, come ormai credo la storiografia più avvertita abbia dimostrato, finisce per essere il mandante non soltanto morale, ma il mandante effettivo dell'assassinio di Livagno. Livagno ha al suo attivo un percorso intellettuale, che lo vede interessarsi non soltanto, come spesso avviene, alla media, agli intellettuali secondari, alla media intellettualità del Mezzogiorno, delle questioni eminentemente giuridiche, certo, anche noi, e con livello, dirò poi qualcosa su questo aspetto degli studi giuridici di Livagno. Ma dall'altro lato Livagno, secondo la testimonianza di un suo amico e soprattutto di un testimone coevo quale Violante, Livagno è molto interessato alla storia, all'analisi sociale, quasi una sociologia antelittera, alla letteratura. E coniuga quindi insieme questi due elementi e questi due momenti, che saranno, a mio modo di vedere, una delle caratteristiche fondamentali, una delle cifre fondamentali della sua personalità. Livagno si forma agli inizi nella natia Conversano, ma badate bene, Conversano è centro di alto profilo intellettuale, e quindi in Conversano, per la tradizione culturale, per la tradizione di studi, Livagno in qualche modo riesce ad acquisire una serie di conoscenze e di competenze che porta con sé come bagaglio culturale nel momento in cui si iscrive alla facoltà giuridica della Sapienza di Roma. La facoltà giuridica romana è in quella fase, in quel momento, il punto più alto di riferimento della cultura giuridica nazionale, aperta agli apporti della cultura giuridica europea, capace addirittura in alcune sue punte di rappresentare elemento di riferimento per gli studi giuridici non soltanto in campo nazionale. Il compianto Peppino Turci, professore di diritto civile all'Università di Bari, ha dedicato all'interno di un suo volume un capitolo dedicato all'analisi della formazione giuridica di Livagno. In questa analisi Peppino, io lo chiamo Peppino perché l'ho conosciuto così, perché siamo stati amici per tutta la vita fino a quando c'è stato, Peppino mette in evidenza come per un verso gli studi civilistici abbiano costituito un'ossatura importante e significativa nella formazione di Livagno. Studi civilistici che nella visione di Tucci, del professor Tucci, in qualche modo trovavano condensazione in particolar modo nella figura di Cesare Vivante. Studioso tra i più chiari in quel tempo di diritto commerciale, ma in qualche modo interessato a porre in evidenza come le ristrettezze della codificazione jus privatistica e jus commercialistica già non avessero più la capacità di tenere insieme questa effervescente società
che si andava in qualche modo sviluppando e dispiegando tra gli ultimissimi anni dell'Ottocento e i primi decenni, il primo decennio del nuovo secolo. Qual era l'elemento fondamentale su cui poneva l'accento? Il fatto che nella realtà concreta e il diritto non può che essere un elemento capace di prendere dalla realtà concreta la materia grezza e di farla pervenire ad una forma di formalizzazione astratta. Secondo invece Vivante, questi codici in qualche modo costringevano in un letto di procuste una società che era già più avanti, che aveva bisogno non di una accentuazione forsennata del diritto proprietario in senso stretto, ma che avevano bisogno soprattutto di uno sviluppo in senso solidaristico. Se è vero, come è vero, che nella visione di Vivante non si supera una dimensione tipica dell'organicismo giuridico, che sarà poi il fulcro della problematica giuridica di Santi Romano, è altresì vero che dentro questa visione, che riteneva ormai obsoleti i codici di commercio e il codice civile, cominciava a germinare, a maturare la necessità di fare in modo che le classi più disagiate, più diseredate della società, attraverso un ordinato processo di sviluppo e di coniugazione della dimensione privata e della dimensione pubblica, potessero in qualche misura ascendere. Questo è uno dei temi forti della visione, diciamo, giuridico-politica di Vivante. Immaginate, su una personalità come quella di Vivante, formatasi in qualche modo all'interno della cornice del Mezzogiorno continentale, di una realtà come quella della Puglia Barese e di Conversano, dove effettivamente sotto i suoi occhi questa materia bruciante delle, come dire, delle dimensioni di subalternità, di sudditanza delle classi diseredate, delle classi bracciantili, erano oggettivamente percettibili. Immaginate come questa lezione, tra virgolette, questa lezione sulla necessità di uno sviluppo anche dal punto di vista giuridico, di una cultura che riconoscesse la solidarietà, che riconoscesse il cooperativismo come uno dei fulcri fondamentali di un processo di sviluppo e di crescita della società, non più basata però solo sulle vecchie classi capitalistiche e proprietarie, potesse avere una forte presa. L'altro elemento fondamentale, ovviamente, che gli viene da questi studi giuridici è la frequenza delle lezioni di Enrico Ferri. Enrico Ferri è certamente un esponente di primissimo piano del Partito Socialista, deputato di lunghissimo corso, ma Enrico Ferri è uno dei personaggi di maggiore rilievo del cosiddetto socialismo giuridico. Apro e chiudo una parentesi su queste pagine e su queste tematiche, pagine insuperate, ha scritto Mario Sbriccoli. Che cosa c'era dentro questa visione del socialismo giuridico? Intanto bisogna tener conto del fatto che per socialismo giuridico spesso si è intesa una visione ristretta per cui il socialismo giuridico sul piano del diritto penale niente altro era che la codificazione delle teorie
antropologico-criminalistiche di Niceforo, di Sergi, di Lombroso. È vero soltanto in parte. Nel socialismo giuridico non c'è unicamente o univocamente il biologismo, cioè quell'elemento che costituiva l'ossatura del positivismo giuridico alla Lombroso o alla Sergi. C'era invece un elemento che possiamo ovviamente accettare o rifiutare, ma che va al di là del biologismo pure semplice. Questo elemento era il determinismo sociale. Che vuol dire? Vuol dire che l'uomo delinquente, virgolette, o l'uomo che l'uomo delinquente è, diciamo, il titolo di un famoso scritto di Lombroso, l'uomo che delinque non delinque perché biologicamente o antropologicamente tarato, delinque perché la società, con le sue ingiustizie, con le sue nequizie, con la sua incapacità di assicurare un processo di sviluppo della persona umana e soprattutto con la possibilità di garantire agli umili, agli ultimi, un minimo di dignità, in qualche modo crea le premesse di uno stigma che non è uno stigma biologico, ma è uno stigma sociale. È importante questo elemento, perché è una chiave, per dir così, una sorta di grimaldello che consente in qualche modo di individuare all'interno dei percorsi penalistici una linea che deve tener conto di questi aspetti e di questi elementi nel momento in cui si vuol fare repressione, ma soprattutto nel momento in cui si ritiene di dover fare prevenzione. Questo elemento viene fortemente interiorizzato dal giovane, dal giovanissimo, lui si laurea a 25 anni, dal giovanissimo di Vagna. Viene interiorizzato e costituirà uno degli elementi fondamentali, il nervo, starei per dire, di quella che sarà poi la sua visione del diritto, la sua visione del processo, la sua visione della deontologia di un avvocato socialista quando torna nella sua terra e comincia a esercitare la avvocatura, difendendo, intanto lui è penalista, difendendo in maniera particolare tutte quelle, quei soggetti che hanno commesso reati contro l'ordine pubblico, contro la proprietà. Ma badate bene, quando dico reati contro la... quando è stop? Intanto voi interrompetemi se sono poco chiaro. Quando dico contro la proprietà, non il delitto classico, il furto, la rapina, no, reati contro la proprietà che sono reati sociali, perché sono occupazione delle terre, perché sono lavori non richiesti su quelle terre, perché sono scioperi, e come in tutti gli scioperi può accadere qualche danneggiamento alla proprietà privata, cioè reati contro la proprietà che hanno però una origine di carattere politico-sociale, che affondano nelle condizioni miserrime delle plebi foresi della Puglia Barese e di Conversano, del circondario di Conversano, e che in qualche misura richiedono una cura attenta da parte di un avvocato che difende per fede, non per vile danaro, non per mercede, cioè di un avvocato che si fa carico e che interiorizza dentro di sé le ragioni di quella lotta e che capisce che ovviamente quel reato è il frutto di una determinata condizione sociale di invivibilità.
che diventa ovviamente incubatore di un processo che è un processo di contrapposizione alle classi egemoni, di contrapposizione a poteri dello Stato che sino a quel momento sempre hanno protetto le classi dominanti e le classi economicamente più forti. Dentro questo meccanismo Divagno, come dire, costruisce un proprio modo di essere socialista che tiene insieme, badate bene, la dimensione dell'analisi sociale delle campagne meridionali e delle campagne pugliesi in particolare, i profili di natura giuspenalistica e quindi la sua azione di avvocato, la necessità di cambiare le classi dirigenti all'interno di quelle realtà e di quelle strutture che sono più vicine e che sono immediatamente riconoscibili da parte dei ceti subalterni. Lo Stato di diritto, ma lo Stato è lontano. E se il buon Salvemini gli diceva che sostanzialmente lo Stato veniva visto da queste classi subalterne nelle due forme del cappello a tre punte del carabiniere, ovvero dell'esattore del gabbiotto taziario, lo Stato veniva anche individuato a livello di una entità più vicina, e cioè i municipi da un lato e la deputazione provinciale, quello che sarà poi, no, la provincia, il consiglio provinciale, dall'altro lato. Ecco l'impegno di Divagno anche sul piano e sul terreno della, come dire, della amministrazione. Un terreno che non considera però come se fosse un terreno minore, come se fosse una mera questione di pura amministrazione. Ecco, se dovessi usare il titolo di un vecchio e perspicuo volume di Ernesto Ragionieri, direi che Divagno ha visto bene che esiste un nesso, ed un nesso inscindibile, tra politica e amministrazione, e che le due cose stanno insieme, e che a livello della vita politica amministrativa si gioca anche la possibilità di cominciare a smontare uno dei meccanismi fondamentali delle classi dirigenti pugliesi e meridionali, e cioè l'essere padroni degli enti locali. Di qui l'impegno, appena rientra in Puglia, per modificare radicalmente la maggioranza politica al comune di Conversano, di qui il suo impegno all'interno del consiglio provinciale. Non mi soffermo su questo, sarebbe troppo lungo. Alcune cose le ho scritte, potete leggere in quel saggetto di tantissimi anni fa, ovviamente oggi vecchissimo, ma c'ha 30 anni e io sono vecchio, che volete da me? Però alcuni elementi, come dire, lì ci sono, soprattutto per quanto attiene all'azione di Divagno dentro il consiglio provinciale. Ma ho il progetto, su questo aspetto almeno, di riprendere in mano quegli atti del consiglio provinciale e di scriverci qualcosa di più serio, di più organico e anche aggiornato dal punto di vista documentario, archivistico, bibliografico e così via. Perché a questo punto Divagno comincia per un verso ad essere e a diventare un simbolo, un punto di riferimento forte, importante, non tanto e non soltanto all'interno del Partito Socialista, visto nella sua, come devo dire, dimensione di quadri, di direzione, eccetera, ma all'interno delle masse socialiste. E dall'altro lato comincia a diventare, come dire, una sorta di problema, suscitatore di avversione fortissima, se non addirittura di odio, all'interno di una parte della società
di terra di andare, perché si comprende che Dell'Angro, chiedo perdono, Divagno ha in qualche modo individuato un percorso che, senza fargli venir meno i punti di riferimento alti di una lettura dei problemi nazionali e addirittura dei problemi internazionali, poi dirò qualcosa su questo aspetto, diciamo, del suo intransigentismo, quindi pur essendo allineato per certi versi con l'intransigentismo nazionale e addirittura in una fase subendo il fascino, come era possibile non subirlo, il fascino della rivoluzione d'ottobre, non abbandona però l'idea che accanto a questi elementi che rappresentano lo sfondo occorra lavorare concretamente. C'è una sorta di concretismo nell'azione politica di Divagno. Lavorare concretamente nella difesa materiale delle plebi subalterne, lavorare come avvocato difensore di chi subisce i rigori della giustizia per ragioni di carattere sindacale, politico, di classe, lavorare all'interno delle, come devo dire, delle istituzioni locali. È questo elemento che in qualche modo fa di Divagno, fatemelo dire, quasi un unicum nel panorama dei socialisti pugliesi. Cioè questa capacità di tenere insieme, a mio modo di vedere, questi tre elementi. Tu prima dicevi, ah, c'è questo intransigentismo che lo collega per un verso, come dire, alla dimensione nazionale del partito, per un altro verso, appunto, alla lettura di queste esperienze del proletariato internazionale della rivoluzione. E sì, perché Divagno non abbandona per tutta una fase, non abbandona affatto l'idea che riformare deve essere un imperativo fondamentale, ma che non può limitarsi, come per esempio avrebbe voluto il suo maestro di diritto commerciale, ad una forma di solidarismo soltanto. Riformare come punto d'avvio di un processo più ampio di rivoluzionamento della società. E negli articoli che lui scrive sulla Stampa, prima ancora di Puglia Rossa, lui utilizza, a volte i dettagli sono significativi, lui utilizza due pseudonimi. Un primo pseudonimo, tu lo sai benissimo, un primo pseudonimo è Enjolras. Chi è questo personaggio? Questo strano nome francese? Beh, Enjolras è uno dei personaggi di Victor Hugo. E all'interno della visione di Victor Hugo, Enjolras è il capo di una società segreta, Les Amis de l'ABC, gli amici dell'ABC. Notate il sottile gioco anche in Hugo. ABC, che si pronuncia in francese ABC, gli amici dell'abbassato, gli amici di colui che sta sotto. Beh, questo pseudonimo non è casuale, perché Enjolras era capo di una società segreta che voleva in qualche modo modificare in maniera radicale, profonda, le strutture della Francia del secondo impero. E quando, viceversa, si va un po' più avanti nel tempo e il buon Divagno subisce in qualche modo il fascino dell'Ottobre Rosso, della rottura rivoluzionaria, della coupure, e in qualche misura si lascia prendere da questo processo che in qualche modo sta sconvolgendo gli assetti internazionali, lui userà un altro pseudonimo. Non più Enjolras, cambia, e firma i suoi articoli con lo pseudonimo di Basarov. Oh, e chi è Basarov? Qui
ci sono due possibili letture. Bisogna ogni tanto andare a questi piccoli episodi, perché sennò la gente si stanca e si rompe le scatole. Ci sono due letture. Una lettura è la più semplice. Vasaro è uno dei due personaggi chiave di Padri e Figli di Ghieri. Però, attenzione, io non credo che sia questa la lettura giusta. Perché? Perché nel romanzo Vasaro rappresenta il nichilismo. E io tutto credo, fuorché Vivagno fosse un nichilista. E allora, da dove prende questo nome? Questo nome lo prende da un personaggio che usa il cognome Basarov, Vladimir Basarov, come pseudonimo, perché in realtà il suo vero nome è Vlad o Vladimir Rushtev, Rushtev. E chi è costui? È un personaggio della tradizione rivoluzionaria russa, in particolar modo uno dei dirigenti del Partito Socialista Rivoluzionario Russo, che peraltro poi sarà costretto ad un certo punto a fuggire in Occidente. Vedete allora come in questa personalità così complessa persino gli pseudonimi hanno un significato e un senso, e marcano e segnano forme di transizione e forme di passaggio all'interno dell'esperienza politica, che resta peraltro un'esperienza politica connotata da un rigoroso spirito socialista, uno spirito socialista che non accetterà la guerra, non accetterà l'interventismo ancorché democratico, non accetterà il combattentismo, perché lo riterrà sostanzialmente all'interno minato da elementi borghesi che portano verso atteggiamenti di tipo conservatori e reazionari. Leggerà con assoluta capacità premonitrice il significato del salandrismo, e quindi, a differenza di tanti, anche socialisti, che pur di mandare a casa il vituperato Giolitti in qualche modo si erano lasciati irretire dalle sirene del salandrismo, del salandrinismo, viceversa Vivagno non accetta questa visione. E in uno di questi articoli dice, eh sì, noi passeremo dai mazieri di Giolitti, che però erano privati, passeremo ad una forma di mazierismo che sotto il governo Salandra saranno mazieri di Stato. C'è una spettrale, come devo dire, una spettrale capacità di lettura in questa visione di Vivagno. E chiudo, perché vi ho già annoiato tutto e ho tolto spazio anche a Nicola. E capite allora che un personaggio così, che come dire, solo chi non vuol vedere, e chi non ha voluto vedere, è vero, amico Mastro Leo, per tanti anni, ha confinato in un ruolo localistico, meno che regionalistico, e addirittura ha taciuto sul suo nome. Solo chi non vuol vedere non si rende conto che un personaggio di questo tipo era un personaggio che faceva paura alla borghesia agraria, ai centri reazionari. E se questo è vero, come è vero? E allora si capisce bene che l'omicidio di Vivagno non matura in un quadro di beghe locali, di faide. L'omicidio di Vivagno matura in una situazione nella quale si è a un punto di snodo e di svolta nella storia d'Italia, non nella storia della Puglia o nella storia
di Terra di Pane. E lo snodo è quale deve essere la linea attraverso la quale il fascismo deve riuscire a conquistare completamente, a far morire. Prima era deperito, secondo Tramfaglia, adesso è morto, sta morendo lo Stato liberale. Questa linea deve essere una linea transigente o una linea intransigente? Deve essere una linea che va ancora verso le forme dell'assassinio politico, attraverso le forme di una distruzione in senso fisico dell'avversario, come individuo, come organizzazione politica, nei suoi storici istituti di classe, o viceversa si deve arrivare ad una forma di tregua? Voi sapete che il patto di pacificazione era uno di questi elementi, una di queste idee che in qualche modo un titubante Mussolini si era, come dire, si era proposto di sperimentare all'indomani delle elezioni del 1921, quando il fascismo si parlamentarizza perché viene fuori con 36 deputati. E anche perché non è del tutto chiaro agli occhi del futuro duce se i ceti conservatori italiani lo seguiranno o meno tutti verso un'avventura che significa la chiusura degli spazi dello Stato liberale, ancorché di uno Stato liberale che non è uno Stato pienamente di diritto, perché molti sono gli elementi, come devo dire, che segnano, no, delle difficoltà nel pieno dispiegamento del concetto di Stato di diritto all'altezza della Costituzione sabauda. Di qui allora una lotta tra la parte urbana del fascismo e la parte invece più ottusamente provinciale, agraria, più ottusamente reazionaria, che trova nelle campagne i suoi punti di ancoraggio e che per quanto riguarda la Puglia trova nella figura di Caradonna il suo punto di riferimento locale, ma anche pugliese, ma anche nazionale. Nei due, come dire, ciclostilati che ho dato, quello mio molto più datato, e invece questa bella rassegna che il professor Preti ha dedicato all'argomento, troverete tutti gli elementi intorno a questo nodo. Ma sta di fatto che l'omicidio di Divagno è un omicidio che ha una sua dimensione che va al di là certamente delle beghe locali, che va al di là sicuramente di Conversano. È un omicidio che ha un significato forte, è un avvertimento ai fascisti transigenti, è un avvertimento alle classi lavoratrici, è un avvertimento probabilmente, trovo significativa quella notazione che chiude la tua rassegna, è un avvertimento anche a chi aveva creduto di poter essere in qualche modo super partes, il presidente della Camera di Nicola, arbitro e quindi capace di essere garante di un patto. Questo viene colto subito, però non c'è bisogno di attendere gli studi successivi, viene colto subito da Gramsci in due articoli. Il primo, i due fascismi, ordine nuovo, 25 agosto 1921. Chiudo leggendo questi due brevi brani. Mentre i nuclei urbani collaborazionisti vedono ormai raggiunto l'obiettivo propostosi dell'abbandono dell'intransigenza classista da parte del Partito Socialista e si affrettano a verbalizzare la vittoria col patto di pacificazione, i capitalisti agrari non possono rinunziare alla sola tattica che assicura loro il libero sfruttamento delle classi contadine, senza seccature di scioperi e di organizzazioni.
tutta la polemica che commuove il campo fascista fra favorevoli e contrari alla pacificazione si riduce a questo dissidio. E poi, proprio specificamente su Divagno, il noto articolo intitolato Complotto reazionario. Qui non soltanto Gramsci, precocissimamente, il 28 settembre, Divagno viene colpito a morte la sera del 24, muore il 25 settembre del 1921, questo articolo appare sull'Ordine Nuovo il 28 di settembre del 1921. Non soltanto, dice Gramsci, l'assassinio del deputato Divagno, cinicamente concertato dal fascismo agrario delle Puglie, è stato immediatamente preceduto e seguito da altri avvenimenti che dimostrano, nell'intensificata attività reazionaria, un piano prestabilito, un complotto. E aggiunge, ci troviamo evidentemente di fronte allo svolgimento di un piano preordinato tra la classe dei latifondisti e lo Stato Maggiore. Ci troviamo di fronte a un vero e proprio complotto reazionario che tende alla dittatura militare all'interno, con lo scioglimento delle amministrazioni comunali e del Parlamento, alla guerra all'estero. Direi che Gramsci era stato, nell'immediatezza dei fatti, buon profeta. Grazie. Ringrazio il professor Spagnoletti. Io insomma sono barese di lungo corso, nel senso che, pur essendo salentino, insomma, prima da studente, poi da collaboratore della Carta delle Storie delle Relazioni Internazionali, insomma, ho avuto modo di assistere a diverse giornate di studio, lezioni, in cui era protagonista anche il professor Spagnoletti, e devo dire che a distanza di anni non ha perso la sua forza espositiva, argomentativa e anche interpretativa sugli avvenimenti, insomma, della storia contemporanea. In particolare mi è sembrato molto interessante l'andamento duale della sua relazione, cioè Puglia Rossa e Puglia Pandeana, che in qualche modo, no, fanno il pari con un Divagno simbolo, diciamo, delle masse contadini, operaie pugliesi, ma anche un Divagno oggetto d'odio da parte invece della classe possidente e borghese. Molto interessante anche la parte dedicata alla formazione, ecco, giuridica di Divagno, che credo sia un argomento abbastanza ignoto alla storiografia. E poi, insomma, mi è molto piaciuto anche la citazione di Divagno riguardo, no, questi mazzieri che da Giolitti a Salandra si trasformano da privati a mazzieri di Stato. Tra l'altro, credo che Caradonna fosse proprio molto legato alla figura di Salandra, ecco, il primo presidente del Consiglio pugliese, originario di Troia, in provincia di Foggia. Detto questo, do la parola al professor Nicola Colonna. Io, dopo la bellissima relazione di Mario, sarei tentato di dire complimenti e grazie per averci fatto questa lezione. Posso andarci? Perché credo che Mario abbia toccato non solo, però, i profili più strettamente storici o storiografici, ma anche le questioni teoriche che la figura di Divagno in qualche modo coinvolge e propone. Ora, stando così le cose, io mi limiterò, per così dire, a qualche glossa rispetto alle cose dette da questo Spagnoletti. La prima notazione che io vorrei svolgere è questa. Mario ha, se dovessimo giornalisticamente definire la relazione di Mario con un titolo, io sarei tentato di proporre un titolo di questo tipo. Ma Divagno fu un socialista massimalista o riformista?
perché la Vulgata, che ricordava introducendoci, vede in Divagno un classico esponente del socialismo massimalista. Alla luce però della puntuale ricostruzione operata da Maglio, tutto sembra essere Divagno fuorché un massimalista. E allora bisogna, ecco, in qualche modo entrare dentro queste categorie e capire, sia pure in maniera molto sintetica, qual è l'origine di questa divaricazione nella storia del pensiero socialista, del movimento socialista. Riformismo e massimalismo. Questa divisione entra tardi nella storia teorica e politica del movimento operaio. Perché per un lungo periodo il movimento operaio, nella visione, diciamo, matura della Seconda Internazionale, nei dirigenti, nei teorici di riferimento della Seconda Internazionale, Kautsky, Turati, Jean Jaurès e via dicendo, costoro mai si sarebbero posti il problema se i socialisti, se essere socialista significava essere riformista o essere massimalista. Perché? Perché lo statuto teorico della Seconda Internazionale, che è l'internazionale dentro la quale nascono i moderni partiti socialisti, il Partito Socialista Tedesco, il Partito Socialista Francese, il Partito Laburista Inglese, il Partito Socialista Italiano, nell'ultimo ventennio del XIX secolo, lo statuto teorico di questi partiti vede insieme, coniugati il momento riformatore, riformistico, e il momento finale, il momento del cambiamento radicale della società. Questo perché? Perché si richiamano alla teorizzazione fondamentale fatta da Marx a partire dal 1848 e poi ripresa da Engels nella fase finale dopo la morte di Marx. Marx ha affermato con chiarezza due punti nella sua complessa elaborazione. Il primo punto è questo: la società capitalistica è una società geneticamente contraddittoria. Le crisi che interessano il sistema di produzione capitalistico non sono crisi occasionali, non appartengono alla patologia, sono crisi fisiologiche. Perché? Perché è nel cuore stesso del sistema economico-sociale borghese capitalistico che si annida la contraddizione. E qual è la contraddizione che Marx evidenzia? Lo fa già dal 1848, dal manifesto, ma poi in maniera più, diciamo, approfondita nella introduzione al primo libro del Capitale del 1857 e nella prima parte del Capitale del 1867. La contraddizione di fondo è quella dello scambio tra lavoro salariato e capitale. Cioè, bisogna partire da un punto, dice Marx. La società borghese moderna, la società capitalistica, è caratterizzata da una divisione tra detentori della forza lavoro, i produttori, e detentori degli strumenti di produzione, i capitalisti. I capitalisti sono tali perché all'esito di un processo storico che si è dipanato nell'arco di 2-3 secoli hanno determinato attraverso l'accumulazione originaria del capitale una posizione di forza dentro la società, sono i proprietari privati degli strumenti di produzione. Tutto il resto è rappresentato da coloro che detengono soltanto la propria forza lavoro, proletari, la propria. Qual è il punto che Marx individua? Perché movimenti socialisti che erano stati anche prima, il socialismo romantico, il socialismo della carattere, eccetera. Il punto cruciale che Marx individua è un altro, ed è: in una società divisa in classi, fondata sulla proprietà privata degli strumenti di produzione e in conseguenza di ciò divisa in classi fra i proprietari degli strumenti di produzione stessa e tutti gli altri,
non vi può essere una comunanza di interessi. Anzi, la legge del movimento della società capitalistica è il conflitto, è la contraddizione. Perché? Perché contraddittorio è l'elemento fondativo della società capitalistica, e cioè il modo in cui si organizza e produce la fabbrica. Vedete, apparentemente sembra che fra datore di lavoro e lavoratore vi sia uno scambio libero ed eguale. Il datore di lavoro offre un lavoro, il lavoratore mette a disposizione la sua forza lavoro, vi è una contrattazione più o meno libera, diciamo, nessuno impone armata mano al lavoratore di accettare un determinato salario. All'esito di questa contrattazione si definisce un prezzo del salario. Il salario, l'insieme dei salari, più l'insieme dei costi necessari a produrre una merce, l'ammortamento del capitale, le materie prime e così via, determina, dice l'economia politica, determina il prezzo di quella merce. Quindi il prezzo di una merce è data dall'insieme dei costi necessari a produrre. Bene, ma se così è, cioè se lo scambio tra lavoro salariato e capitale è uno scambio libero più o meno, è comunque uno scambio uguale, ti do un salario, mi dai una certa quantità del tuo tempo di lavoro, allora si chiede Marx, dove nasce? È un arcano, perché dovrebbe essere zero, l'insieme dei costi dovrebbe essere uguale all'insieme dei costi. Se così non è, se cioè all'interno della società borghese moderna non solo c'è il profitto, ma il profitto è la molla che spinge poi tutto il meccanismo a funzionare, qual è la radice? Dove nasce il profitto? E Marx, proprio nel primo libro del Capitale, scrive: bisogna disperare l'arcano della merce. E qual è l'arcano? L'arcano è che questo scambio, lavoro salariato in cambio di capitale, apparentemente è uno scambio equo. In realtà è uno scambio diseguale. In che misura è uno scambio diseguale? Lo è nella misura in cui il lavoratore mette a disposizione un tempo di lavoro. Questo tempo di lavoro, a fronte del quale percepisce un salario, rappresenta solo una parte del valore contenuto nel salario. Se la giornata lavorativa è di 8 ore, le prime 4 ore ripagano il valore contenuto nel salario. Le altre 4 ore rappresentano che cosa? Rappresentano il plus lavoro di cui l'imprenditore si appropria e che una volta incardinata dentro una merce diventa plus valore. E questo plus valore è la base del profitto. Ecco perché gli interessi dei lavoratori da un lato e dei capitalisti dall'altro non possono che essere conflittuali, perché più aumenta la quota del salario, più diminuisce la quota di profitti. Ecco perché la lotta di classe altro non è se non la lotta che la classe operaria, gli sfruttati, devono portare avanti per riappropriarsi di che cosa? Per riappropriarsi del loro lavoro. Quindi per distruggere lo sfruttamento, per superare una società divisa in classi e quindi realizzare il regno della libertà e dell'autonomia. Ora, al di là della dimensione, diciamo, in parte escatologica che il pensiero di Marx ha sul punto, resta un fatto fondamentale che viene recepito dai partiti socialisti del tempo. Il fatto cioè che la società capitalistica è una società che va superata, perché ha al suo interno delle contraddizioni tali che prima o poi ne determineranno il crollo. Ora non entro qui nel merito. Marx ne individua 3 di contraddizioni fondamentali: le crisi di sovrapproduzione e di sottoconsumo, cioè proprio perché lo scambio tra lavoro salariato e capitale non è uno scambio uguale, alla fine accade che cosa? Che il monte salari non è in grado di riacquistare l'insieme delle merci che sono state prodotte.
e quindi vi è un surplus di produzione. Tanto è vero che per risolvere le crisi di sovrapproduzione sistematicamente si ricorre a che cosa? Lo strumento principe per distruggere le merci in eccedenza, la guerra. E quindi la guerra come elemento fisiologico del sistema capitalistico ed elemento di contraddizione. Altro elemento, la difficoltà a mantenere l'equilibrio tra i due settori della produzione, quello che produce materie prime, beni strumentali e quello che produce beni di consumo, e soprattutto, terza contraddizione fondamentale, la caduta tendenziale del scarto del prodotto. In cosa consiste? Consiste nel fatto che i capitalisti, sotto la spinta della concorrenza, sono portati ad abbassare sempre più il prezzo delle merci. Ma abbassando il prezzo delle merci si riduce il loro profitto. Come se ne esce da questo? O riducendo i salari, ma e quindi recuperando margini di profitto, oggi diremmo riallocando all'esterno la produzione, eccetera, eccetera, o quindi ricorrendo a questi mezzi, o diciamo nel momento in cui il livello dei salari tocca il livello minimo di sussistenza, cioè non si possono comprimere ulteriormente, inevitabilmente, dice Marx, il saggio di profitto si ridurrà e quindi il modo di produzione capitalistico finirà con il crollare. Questo è il paradigma marxiano, che viene fatto proprio da tutti i partiti socialisti e lavoristi della Seconda Internazionale. In quest'ottica, la lotta per le riforme non confligge con l'obiettivo finale, perché se la lotta per le riforme vuol dire ridurre la giornata lavorativa e quindi ridurre i margini di sfruttamento, organizzare i sindacati e quindi valorizzare i salari, conquistare spazi di rappresentanza e di legittimazione, beh, tutto questo non solo è compatibile con un superamento in prospettiva del sistema capitalistico, ma addirittura diventa un elemento di accelerazione di quel processo. E quindi vi è tutto l'interesse, lo dirà da ultimo Engels nel 1895, poco prima di morire, con un famoso articolo ospitato proprio da Turati su critica sociale, dirà, beh, la democrazia ci uccide. Perché? Perché a dare la possibilità alle classi lavoratrici di organizzarsi, di rendere legittimo lo sciopero, di rendere possibile la difesa dei loro salari e quindi del valore del proprio lavoro, offrire la possibilità di avere una rappresentanza politica e quindi fare in modo che lo Stato non sia più soltanto un insieme di apparati di repressione, ma che al suo interno sia anche la rappresentanza dei ceti, espressione del mondo del lavoro, tutto questo non fa che accelerare un inevitabile crollo del sistema e quindi l'avvento del socialismo. Questo paradigma teorico, che a lungo si afferma in maniera indiscussa dentro i partiti principali della Seconda Internazionale, a un certo punto comincia ad essere messo in discussione. E questo accade verso la fine del 1800. E viene messo in discussione, paradossalmente, da uno dei più brillanti marxisti dell'epoca, Eduard Bernstein, il quale rilegge, per così dire, Marx in una serie di articoli che vedono la luce a partire dal 1896 e che poi nel 1899 confluiranno nel volume I compiti i principi del socialismo e i compiti della sociale democrazia. Che cosa dice Bernstein? Come dicevo, rilegge Marx e dice, però, attenzione, alcune delle previsioni di Marx non si stanno realizzando. Intanto non vi è questa caduta drammatica del saggio del profitto che dovrebbe determinare il crollo del sistema, anzi, il sistema gode di ottima salute. Secondo punto, quello che Marx aveva previsto, cioè il progressivo impoverimento delle classi produttrici, non c'è, anzi, siamo nella bella epoca, le condizioni generali di vita sembrano migliorare. Terzo punto, rispetto alla previsione di Marx, la progressiva proletarizzazione dell'umanità. Neanche questo c'è stato. Non solo
i proletari, diciamo, hanno migliorato le loro condizioni di vita, più o meno, ma addirittura sono nati una serie di ceti intermedi che fanno un po' da cuscinetto fra i capitalisti e il lavoro salariato e la classe operaia. E allora, dice Bernstein, se tutto questo è vero, e guardandosi intorno sulla base di un'analisi empirica così sembra, allora il socialismo, l'avvento del socialismo, non è più una necessità, tutto più sarà una libera scelta. L'essenziale è battersi per delle riforme. Poi il fine ultimo arriverà, se arriverà, da questo punto di vista, per stare coglie un limite della declinazione di alcuni teorici del marxismo successivi a Marx, e quella che Mario chiamava Franz, cioè una impalcatura positivistica, deterministica di questo processo. Dice no, il socialismo non sta scritto in nessun libro della storia che il capitalismo debba estinguersi e il socialismo affermarsi. È una possibilità, anzi, di più, il socialismo è un'opzione etica. Se qualcuno crede che sia preferibile una società di eguali, una società in cui non ci sia competizione, non ci sia concorrenza, eccetera, bene, si misurerà con quanti invece dicono è meglio una società in cui vi siano spinte di competizione, di concorrenza, eccetera. Ecco, qua si apre la prima crisi dentro il movimento operaio. Ed è in questo momento ancora una crisi di carattere teorico, siamo al dibattito. Bernstein e Marx. Sono i moderni teologi che si misurano da questo punto di vista. Ci si apre un dibattito, all'interno della Seconda Internazionale c'è chi fa le pulci a Bernstein, Rosa Luxemburg in particolare, Lenin ancora, in cui dicono, vabbè, attenzione, è vero che le previsioni di Marx non si sono avverate, però non si sono avverate perché nel frattempo si sono state messe in campo delle controspinte. Quali sono le controspinte? Beh, per esempio il colonialismo. Il colonialismo consente al sistema, diciamo alla cittadella industriale, alla cittadella capitalistica, di approvvigionarsi di merce a basso costo, e quindi il relativo benessere delle classi operaie dei paesi più ricchi ha come prezzo la miseria dei popoli, diremmo oggi, del terzo, del quarto mondo e via dicendo. Per un verso, Lenin rincarerà la dose e dirà attenzione, perché è vero che quelle contraddizioni sembrano superate, ma a quale prezzo? Al prezzo per cui in qualche modo il mercato concorrenziale non esiste più, ed anzi, dopo l'avvento degli oligopoli, dei monopoli, eccetera, è lo Stato stesso che rappresenta il capitalista collettivo, colui che organizza la produzione e la riproduzione, e quindi in qualche modo tiene dentro le crisi. Questo però non vuol dire che il modo di produzione capitalistico non abbia più in sé delle contraddizioni, anzi, queste contraddizioni prima o poi esploderanno, e dice Rosa Luxemburg, quando esploderanno? Quando non ci saranno più territori da colonizzare. E Lenin aggiunge, quando esploderanno? Quando l'illusione di produrre profitti attraverso il capitale finanziario, senza passare attraverso la produzione delle merci, si dimostrerà quella che oggi chiameremo una bolla speculativa, e quindi questo porterà a sviluppo. C'è un momento in cui questo dibattito teorico acquista una consistenza storico-politica, in cui si riafferma la vecchia massima del silente teologico. Qual è il momento in cui questo dibattito entra nella storia reale, nella storia dei processi? Questo momento è rappresentato dalla Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché nella Prima Guerra Mondiale si evidenziano i limiti del riformismo. Il fatto cioè che aver progressivamente messo in secondo piano l'obiettivo finale del superamento del capitalismo, e quindi in qualche modo l'essersi, virgolette, illuso la gran parte dei partiti socialisti nazionali del tempo di poter avviare una transizione, per così dire, indolore
dal capitalismo al socialismo, mostra tutta la sua dimensione utopica di anime belle. Perché nel momento in cui invece gli interessi dei diversi capitalismi nazionali urtano e confliggono tra di loro, l'esito di tutto questo è messo, questo sì, catastrofe, la prima guerra mondiale con milioni e milioni di morti. Questo è lo scenario che si apre all'indomani della prima guerra mondiale, e cioè la ipotesi di un socialismo meramente riformista, meramente gradualista, è un'ipotesi illusoria, perché destinata o all'opportunismo, quindi diciamo a far sì che i dirigenti del movimento operaio vengano prima o poi inglobati dalle rispettive borghesie nazionali, o ad essere diciamo, smentito dai fatti, dalla forza delle cose. Tanto è vero che la caducità di questa illusione è stata esemplata dal fatto che la parola d'ordine dell'internazionale proletaria è venuto meno quando i diversi partiti nazionali hanno votato nell'agosto del 14 i crediti di guerra alle rispettive borghesie nazionali. Tutti? No, con l'eccezione del Partito Socialista, il quale lancia una parola d'ordine molta non aderire né sabotare, che se per un verso lo tira fuori dai, diciamo, dalla debacle degli altri partiti socialisti nazionali, dalla subalternità di questi partiti rispetto alle rispettive borghesie nazionali, per altro aspetto però, attenzione perché questo è il punto, in qualche modo lo spinge in una sorta di limbo politico. Non aderire va bene, però alla fin fine anche milioni e milioni di proletari, di braccianti, soprattutto meridionali, finiranno in trincea e lasceranno lì la loro vita. E non sabotare significa però consentire al capitalismo italiano di rafforzarsi e di mutare geneticamente. E la Fiat? Un dato per tutti, la Fiat nel 1914 ha 6.000 operai, nel 1919 ce n'ha 50.000. Per non parlare della mutazione degli equilibri all'interno delle classi dominanti del capitalismo. La manifattura va in secondo piano, emergono la siderurgia, la chimica, cioè tutte quelle industrie legate ad un'economia di guerra, ad un'economia. E rispetto a questo si apre il dibattito e il conflitto nel movimento operaio, non solo internazionale, ma innanzitutto italiano. Dov'è il punto di raccordo tra questo contesto di carattere generale e l'analisi puntuale molto bella che Mario ha anche stesso? Il punto sta in questo, che molti massimalisti italiani, che rappresentano la parte maggioritaria del PSI, che lanciano la parola d'ordine del fare come in Russia senza avere la consapevolezza di quello che è stata la rivoluzione bolscevica del 17, Lenin, che ha alle spalle già tutta un'altra elaborazione teorica, il che fare, il partito dei militanti di professione, via dicendo, si limitano a questa, diciamo, romantica, questo romantico auspicio del fare come in Russia, che però dal punto di vista politico in qualche modo preclude loro la possibilità di incidere, perché né si partecipa alla, diciamo, rifondazione dello Stato liberale che ormai sta mostrando, e Mario l'ha detto molto bene, le sue crisi, né si partecipa ad una ricostruzione, sia pure in chiave molto diversa, degli istituti della democrazia, della rappresentanza e così via, né si ha la lucidità, la forza, le condizioni per fare davvero così in Russia, quindi per sostituire allo Stato liberale lo Stato dei Soviet, lo Stato bolscevico. E questa è una impasse drammatica per il movimento socialista. Ed è un'impasse tanto drammatica perché non solo porterà l'ala maggioritaria del Partito Socialista in una condizione di impotenza, ma determinerà una scissione dentro
il movimento socialista, Livorno 1921 è già stato ricordato, che lo indebolirà rispetto a che cosa? Rispetto ad un progetto che le classi dominanti stanno mettendo in campo di superamento dello Stato liberale. Perché la famosa parola d'ordine di Engels, la democrazia ci uccide, è stata innanzitutto recepita dalle classi dirigenti e in particolare da quelle classi dirigenti, espressione di processi storici particolarmente arretrati, come le classi dirigenti italiane e tedesche, che sono arrivati tardi all'unità, all'unificazione del mercato nazionale, che hanno debolezze interne, in Italia la divisione nord-sud, città-campagna, e quindi da questo punto di vista vedono davvero in una espansione della democrazia, nel superamento di quei limiti dello Statuto Albertino, nella direzione, nella costruzione di una democrazia parlamentare, non più solo costituzionale, come era per molti aspetti lo Statuto Albertino, il pericolo maggiore. Proprio perché, da questo punto di vista, l'allargamento della democrazia, il mutamento degli equilibri nei rapporti di forza tra le classi, finirebbe per mettere con le spalle al muro. Ecco che la risposta che da parte delle classi dominanti italiane viene data è una risposta di tipo regressivo, cioè bisogna dargli una lezione. E qui c'è la risposta al titolo che giornalisticamente io avevo proposto per la relazione di Marx: Divano, riformista o massimalista? Vedete, c'è un parallelismo inquietante tra le figure di Divano e la figura di Matteotti. Apparentemente Matteotti è un personaggio diverso, perché lui è coerentemente riformista, è un seguace di Turati, segue Turati nella scissione del 22, nella costruzione del Partito Socialista Unitario. Divano non vede tutto questo, perché appunto nel settembre del 21, però in qualche modo, e qui mi riaggancio agli elementi di fatto che Mario ci ha fornito, Divano sta dentro questo discorso di un nuovo riformista. Quali sono i punti che, su Puglia Rossa questo è molto evidente, Divano indica al sindacato e al Partito Socialista in terra d'Italia? Sono due fondamentali. Poi c'è un terzo sul quale tornerò. Il controllo, diremmo oggi, del mercato del lavoro e la capacità di farsi portatori di una proposta di diverso sviluppo economico. Come si muove? Prima modo si concretizza in questo: la collocazione, l'assunzione dei lavoratori agricoli deve passare attraverso gli uffici di collocamento. Altro punto, nei periodi, diciamo, morti, i proprietari terrieri devono comunque essere costretti ad assumere una certa quantità di manodopera per svolgere alcuni lavori di miglioria sui loro terreni. Quindi questa è una proposta riformista, diremmo oggi, perché il mercato, le assunzioni che devono passare attraverso l'ufficio di collocamento sono una norma di elementare civiltà. Imporre ai proprietari terrieri di migliorare la qualità dei loro terreni in qualche modo finisce con l'essere a loro vantaggio, perché così diventeranno più produttivi e quindi aumenterà la produzione, aumenteranno anche i loro profitti, invece apparentemente è una proposta riformista. In realtà è una proposta che va a toccare il cuore del modo di produzione capitalistico, non più solo dal punto di vista economico questa volta, ma dal punto di vista politico, perché mette in discussione la capacità e il potere di comando del capitale. Per un verso, io non posso più assumere chi mi piace, chi mi pare piacere,
quelli che accettano una paga più bassa senza reclamare, ma devo passare attraverso l'ufficio di collocamento. Non sono più padrone di fare quello che voglio sul mio terreno, ma sono costretto a fare le opere di miglioria, eccetera. Beh, questo significa che stiamo rovesciando il mondo. Questo significa che viene ad essere messo in discussione, guardate bene, ma il diritto di proprietà, non nella versione più ingenua, il furto, l'abigeato, cose di questo tipo, viene ad essere messo in discussione il diritto di proprietà nel suo cuore politico, cioè nella capacità di comando che i proprietari degli strumenti di produzione, in questo caso gli armari, hanno rispetto al resto della società. E questo il punto che non può essere passato, soprattutto se si coniuga questo discorso con l'altro aspetto, quale pure Mario ha accennato, e cioè quello del divagno politico. Quando Matteotti scrive sull'Avanti a proposito dei soviet, il gruppo dirigente socialista massimalista si era riempito la bocca dei soviet, dobbiamo fare i soviet, eccetera, come in Russia. Dice Matteotti, ma che bisogno c'è di fare i soviet come in Russia? Noi i nostri soviet ce li abbiamo già e sono municipi. Sono quei municipi sui quali, a ridosso dei quali, la tradizione socialista, a partire dalla fine dell'Ottocento, ha costruito un modello di società diversa attraverso le scuole popolari, attraverso gli asili nido, attraverso tutta una serie di cooperative di consumo, attraverso tutta una serie di strumenti che hanno messo in discussione la logica del comando del mercato e di proprietà degli strumenti di produzione che il mercato pretendono di condizionare al loro uso e consumo. Allora, ecco, la messa al centro della proposta politica del municipio comporta un passo successivo. Il passo successivo è quello delle alleanze. Per governare i municipi occorre allearsi. Occorre allearsi con le forze cattoliche, eventualmente anche con il combattentismo, qui faccio solo una piccola chiusa, ma ci sono molti articoli in cui Divagno su Puglia Rossa dice ai suoi compagni, no, guardate che i combattenti, la gran parte, possono essere nostri alleati, non li dobbiamo regalare alla reazione, ma dobbiamo in qualche modo cercare di trovare dei terreni comuni sui quali costruire un'alleanza sociale che poi deve avere uno sbocco politico. È la proposta che Matteotti farà due anni dopo, tre anni dopo, quando dirà c'è la necessità oggi, nel 24 per Matteotti, di contrastare il fascismo all'interno del quale sono prevalse le spinte più intransigenti, le spinte diciamo più eversive, e per bloccare questo noi dobbiamo stringere un patto tra le forze democratiche. E allora si spiega perché Divagno diventa l'obiettivo principale delle classi reazionarie locali, per tutte le ragioni egregiamente dette da Matteotti. E fondamentalmente io ne aggiungo questo, perché bisogna sventare quella proposta politica che, ove condotta fino in fondo, avrebbe determinato l'isolamento dei settori più reazionari della conservazione della proprietà fondiaria. Ecco. E allora, vedete, così come a livello nazionale c'erano altri più pericolosi di Matteotti, oserei dire anche a livello pugliese c'erano altri che davano molto più fastidio, Di Vittorio, tanto per fare un nome rispetto ad altri. Ma perché viene colpito Divagno in Puglia e qualche anno dopo Matteotti in Italia? Perché sono portatori di un'ipotesi politica che oggi riassumeremo in questi termini: difesa ed allargamento della democrazia, politica di alleanze che rivaltano le istituzioni in tutti i loro aspetti. E allora, ecco, questo diventa il nemico, perché contrappone una, virgolette, narrazione democratica e progressiva alla narrazione qualunquistica e conservatrice messa in atto all'indomani della prima guerra mondiale, ma anche da prima, di ampi settori delle classi dirigenti italiane. E dall'inizio del Novecento, anzi, dal famoso articolo di Sonnino torniamo allo statuto, che vengono ad essere messi in discussione gli istituti della democrazia, che viene ad essere
oggetto di un attacco quotidiano, di una critica, quella che oggi diremo la casta, cioè il ceto politico, il principio di rappresentanza, il criterio del suffragio universale. Tutto questo, la difesa da parte di Divano, di Matteotti, dell'ala più consapevole del movimento operaio e democratico del nostro paese, di questi terreni come terreni sui quali contrapporsi e svolgere la battaglia rispetto al fascismo, che ha che reazione, sì, ma è reazione di qualità nuova, perché non è più solo il mazziere, ma è anche gli apparati dello Stato, i carabinieri, il giudice, via dicendo. Su questo diventa il terreno sul quale si gioca la partita decisiva. E su questo terreno il punto è che proprio la proposta di Divano in Puglia e poi di Matteotti in Italia diventa una proposta drammaticamente minoritaria. Vero quello che ha detto Mario leggendo l'articolo di Gramsci, però Mario, c'è un altro aspetto che io non posso sottrarmi dall'evidenziare. Quando Gramsci scrive queste cose, lui ha ancora in testa l'idea di uno scontro classe contro classe, cioè ha ancora in testa l'idea di superare la democrazia liberale, la rappresentanza, e fare un'industria con una consapevolezza ben maggiore di quella dei massimalisti italiani. E invece, diciamo, questo terreno fa il gioco proprio dei settori più reazionari e più intransigenti delle classi dirigenti. Ed ecco perché il nemico di queste classi diventa in Puglia Divano, qualche anno dopo in Italia Matteotti. Ma su questo, e concludo, vi è ancora oggi l'attualità di quel pensiero e di quella proposta politica, che non è soltanto difesa delle istituzioni da un lavorio qualunquistico di demolizione, diremmo oggi di critica populistica delle istituzioni. Vi è qualcosa di più, vi è la consapevolezza che queste istituzioni vanno modificate. Vedete, non è un caso che Turati, Divano e Matteotti siano tre avvocati e tre avvocati penalisti che individuano nelle aule di giustizia uno dei terreni sui quali modificare gli equilibri, i rapporti di forza tra le classi, ma così come le aule di giustizia sono istituzioni, allo stesso modo a livello di enti locali, a livello di Parlamento, a livello di governo, le istituzioni vanno salvaguardate e difese, non nella loro separatezza rispetto alla società civile, ma costruendo quegli strumenti, quei canali per farne sempre più luogo di rappresentanza della società civile e di quelle forze che dentro la società civile sono forze maggioritarie. E questa è la qualità dell'ascito di Divano per un verso, di Matteotti per un altro, di una tradizione del pensiero socialista, del movimento democratico del nostro paese, che io ritengo abbia, conserve ancora oggi, si deve dire oggi più che mai, una sua attualità stringente. Ringraziamo anche il professor Colombo che ha tenuto una relazione di veramente ampio respiro, partendo dall'interrogativo sulla, diciamo, ascendenza socialista di Divano, se massimalista o riformista, dopo insomma un excursus che è stato quasi una storia del socialismo internazionale italiano, è giunto insomma a una conclusione insomma molto suggestiva, quello del parallelismo anche tra Matteotti e Divano. E qualche volta tra il 1920 e il 2020. È tra il 1920 e il 2020. In effetti il massimalismo di Divano forse a ridosso del 21 inizia a sfumare, nel senso che credo che il suo impegno maggiore, almeno da quello che si vince nei suoi scritti giornalistici, fosse per l'unità del partito, no? Evitare di perdere ancora pezzi, come era successo appunto a Livorno. Quindi in qualche modo il messaggio insomma, parallelo in qualche modo tra Matteotti e Divano è quello appunto di un realismo, all'insieme di un realismo politico, no? Una difesa, un allargamento della democrazia
era appunto il portato di una fase che non era più rivoluzionaria, ma anzi stava prendendo il sopravvento la reazione a questo prosopio, ammesso che lo fosse mai stato in Italia. Dando così una letta al saggio del professor Preti, ecco, concluderei appunto che sicuramente serve approfondire la figura, l'attività, il messaggio politico di Livagno, perché insomma possano anche essere capovolti i termini rispetto a Matteotti, nel senso che non è Livagno solo un Matteotti del sud, ma forse è Matteotti un Livagno del nord. Non so se c'è il tempo per il dibattito, dobbiamo... Allora, prima di tutto volevo fare, paradossalmente, un piccolo riprovero. Un piccolo riprovero per che cosa? Per il fatto, io dicevo prima, professor Colonna, Nicola, se mi permette, perché sono tanti anni che ci conosciamo, che sarei dovuto andare via un po' prima perché c'è mia moglie che mi aspetta. Probabilmente stasera potrei trovarmi di fronte a un pericolo di richiesta di divorzio per il fatto, ma perché mi avete bloccato qua. Questo devo ringraziare sia il professor Pagnoletti che il professor Colonna per la ricchezza delle loro lezioni, che veramente mi hanno bloccato perché mi hanno dato tanto, mi hanno dato molte cose. Dal punto di vista della relazione del professor Spagnoletti, quella parte giuridica che secondo me è da approfondire molto, tra l'altro è da approfondire anche dal punto di vista del recupero dei documenti, no? Sì. La tesi di Livagno, dato che alla Sapienza hanno ultimamente schedato tutta una serie di vecchie tesi, vedere se si riusciamo a recuperare una cosa del genere. Sarebbe molto da approfondire perché veramente è stato molto illuminante quella presentazione che ha fatto il professor Spagnoletti all'inizio a proposito della formazione giuridica, che però è anche la formazione politica, è strettamente la formazione politica di Marco. E poi devo dire che a proposito della relazione del professor Colonna, alcune cose che sono, alcuni spunti che per me sono stati estremamente convincenti. In particolare una cosa, e questo qua mi leggo un attimo a quello che diceva il dottor Imperato prima. Io spero di non essere confuso in questo momento e spero di riuscire ad avere una certa continuità nelle cose che sto per dire, però quello che mi colpiva a proposito di quello che diceva Nicola Colonna prima era a proposito del municipalismo, non nel senso tradizionale come l'ha definito lui, della posizione politica di Livagno. E a proposito di quella domanda c'è stato quando è stato introdotto il dottor Imperato, perché nel 19 lui non è stato candidato ed è stato candidato il 21? Ora, come sia Nicola che penso anche il professor Pagnoletti sa, noi abbiamo su in fondazione che l'abbiamo recuperato, andiamo a recuperare proprio comunque abbiamo quel registro dei verbali della Federazione di Bari del 1919, dove tra l'altro c'è anche il processetto di Bari, proprio in seguito a quello. Sì, però lì c'è una cosa molto più interessante, perché Livagno fin dal 19 era sì massimalista, ma non era massimalista comunista, ma era massimalista unitario. Sì. La federazione di Bari nel 19 invece andava nell'altra direzione, la Maierotti andava nell'altra direzione. Il problema lì fu che Livagno fu quello che si oppose alla non presentazione delle liste. E quello fu il vero problema. E questo rientra esattamente in quello che stavi dicendo tu quando dicevi il municipio come luogo di mediazione politica, di cercare accordi, di trovare unità che sia unità non solo all'interno, diciamo, del movimento, quello che una volta si chiamava il movimento operaio,
ma anche per isolare. E a quel punto è chiaro che io non posso accettare la linea astensionistica dal punto di vista delle elezioni politiche, perché noi dobbiamo essere in Parlamento, perché solo se entriamo in Parlamento possiamo perseguire quella cosa. Ed è quella la cosa che la Maierotti e tutti gli altri suoi non vogliono, perché Di Vagno riuscì a far prevalere questa cosa. La fine del giorno fu apparata la grande maggioranza. Appunto, riuscì a farla prevalere. E fu quello che a loro non andava bene, perché la linea Bordigliana non era. È per quello che non viene. E qui la grande convinzione che mi ha dato quello che stava dicendo prima Nicola. Insomma, grazie, veramente grazie, e scusatemi ma io fungo perché... Tu, di a tua moglie che la colpa è nostra. Va bene. Ci citasse davanti a qualche giudice. Ci sentiamo. Ci ripeti, assumerci la colpa non è così. Anche perché si aggiungerebbe alle molte colpe. Tante che ne abbiate, certo. Se non ci sono altri contributi, altre domande, io dichiarerei chiusa questa tavola rotonda. Grazie. Leggerò con interesse, ringrazio. Leggerò con grande attenzione. Grazie. Pensi sul lettore rapido, Sì. Non dobbiamo occupare più di amministrazione. Cioè, questo punto di vista è una capacità mostruosa, abbiamo sempre impiegato. Io sono in pensione da professore, ma...